Ma hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Incro91 in un nuovo capitolo di Inazuma Eleven 2. Siamo nel nono capitolo e siamo davvero agli sgoccioli oramai. Questo sarà il capitolo dove si decideranno le sorti del calcio mondiale, più o meno. Perché poi il prossimo, prossimo è tutta un'altra cosa. Dunque la Genesis ha finalmente perfezionato quella tecnica? Sì signore, ora i nostri piani dovrebbero procedere come previsto. Padre, hai visto? Finalmente siamo riusciti a seguirla. Era ora. Ci sarà da lavorare molto di più per realizzare appieno il mondo che ho in mente. Lo so. Perlomeno dovrebbe bastare a convincere il governo che è ora di prendere una decisione. È giunto il momento della vendetta. Questo mondo la pagherà per avermelo portato via. Avertelo portato via. Dunque, dobbiamo organizzarci prima di dare inizio all'operazione. Xavier, porta qui torce gazelle. Non possono fare ciò che vogliono in un momento del genere. Sì. Questa sarà una bella partita e sfodereremo una tecnica molto importante. Padre, so che mi stimi molto in quanto giocatore della Genesis, ma sono solo questo per te. Hai detto qualcosa, Xavier? No, padre. Me ne occupo immediatamente. La mia unica ragione d'essere è eseguire i tuoi ordini. Parole forti. Capitolo 9. La minaccia della Genesis. Ma sapete, non è tanto la partita che mi preoccupa, perché poi alla fine è quella finale, questa che ci vuole a farla. Però andremo a prendere d'assalto il quartier generale dell'Agius Academy. Era ora. È così, allenatrice? Sì. La foresta del Monte Fuji, il luogo ideale per nascondere un quartier generale. Perché? Sapete una cosa? Ho già sentito mio padre parlare di un posto del genere. Sosteneva che ci fosse un luogo dalle parti del Monte Fuji che d'un tratto era scomparso dalle mappe satellitari. Deve trattarsi del quartier generale dell'Aius. Allenatrice, questa è pura follia. Penetrare nella base nemica sarebbe totalmente irresponsabile. Già, l'ultima volta che abbiamo affrontato la Genesis ci hanno letteralmente stracciato. E poi non abbiamo ancora messo a punto le megatecniche. Faremmo la fine di Nathan e Kevin se la sfidassimo ora. Al momento non abbiamo nessun vantaggio decisivo su di loro, allenatrice. Axel e Harley si sono appena giunti alla squadra. Ci sarà del tempo per rafforzare la nostra intesa. Non abbiamo un vantaggio decisivo. Avete ragione. E allora perché? Anche se non potete contare su un vantaggio decisivo, avete comunque una possibilità di farcela. Sono giunto alla conclusione che in questo momento siete la squadra più forte del paese. La più forte del paese. Se vogliamo sconfiggere l'Alius, dobbiamo agire senza indugio. Mentre parliamo stanno potenziando le proprie abilità per diventare ancora più forti. Dobbiamo fermarli prima che imparino quella tecnica. Ha detto qualcosa, allenatrice? Nulla. Si parte seduto a stante, è l'unico modo per sconfiggere la Genesis. Mark, vieni a parlare con me quando siete pronti. Non può dire sul serio. E invece sì. Forse sarà solo la mia impressione, ma non pare a voi che l'allenatrice sia alquanto nervosa? Cosa hai intenzione di fare, Mark? Vogliamo davvero puntare verso il quartier generale dell'Aius? Io ci andrò. Il nostro obiettivo era diventare la squadra più forte del paese per sconfiggere l'Aius Academy. Ormai siamo i migliori in assoluto e non potremo perdere contro la Genesis. Già, la Genesis non ci sconfiggerà. Oh sì. Sapevo che avremmo dovuto affrontarli un giorno o l'altro, ma non credevo così presto. Dunque è deciso, si parte, prepariamoci! Siamo davvero la squadra più forte del paese? Mi sembra quasi impossibile. Nessuno sembra convinto di voler affrontare la Genesis. È chiaro, misurarsi con loro in un momento come questo è estremamente rischioso. Che cosa c'è, Nelly? Mi chiedo come abbia fatto l'allenatrice a scoprire dove si trova il quartier generale dell'Alius. Cosa? Niente, lascia perdere. In effetti è un po' strano. Però tutto sarà chiarito a tempo debito.
Bene, eccomi qua, sono tornato dopo aver effettuato un bel po' di allenamento, ho combattuto contro diverse squadre e ho battuto anche la Royal, volevo reclutare Sanford ma ho preferito di no. Volevo continuare a fare altre partite ma preferisco andare avanti perché sì, preferisco giocare, finire la storia, poi magari fare, prima dell'ultimo capitolo, fare qualche partitina extra. E poi dopo giocare l'ultimo capitolo. Siete tutti qui? Bene, tra poco tenteremo di infiltrarci nel quartier generale dell'Alius Academy. Ci siamo. Ehi, dov'è Sean? Che? Sean qui dovrebbe imparare ora richiamo del lupo? Perché faccio ancora parte di questa squadra? Perfino la mia tormenta glaciale ormai non può nulla contro l'Alius. Non hanno più bisogno di nessuno di noi due, vero Aiden? Sono solo un peso per loro. Nemmeno tu ti devi più di farti vivo. Questo è certo. In questi giorni hai troppa paura del pallone, Sean. Come puoi divertirti giocando a calcio in questo modo? Io non me la sento più. Aiden, se solo potessi diventare te e far sparire Sean, forse i miei tiri contro la Lius Academy andrebbero a segno. Se solo potessi diventare te, Aiden. No, no, no. Io sono... Frost, giusto? Sean Frost? Voi siete... l'Alius Academy? Ti abbiamo osservato giocare, Sean. Davvero impressionante. Magari potrebbe interessarti a entrare a far parte della nostra squadra. Ci serve un giocatore come te. Un giocatore come me, eh? No, Aiden, sono dell'Alius, non ascoltarli. Non è sempre desiderato che una squadra avesse bisogno di te? Dicono di volere proprio noi, Sean. Finalmente serviamo a qualcuno. Dovremmo andare con loro. No, non è quello che volevo. Non opporti, Sean. L'hai confessato tu stesso. Volevi diventare me. E io ho già preso una decisione. Fermo, Aiden. Non unirti a loro. Ti prego, tutti tranne loro. Ebbene, sentiamo la vostra proposta. No! Non ti preoccupare, Sean. Andrà tutto bene. Che succede? Avete trovato Sean? No, non è da nessuna parte. Ho anche fatto girare la voce che era scomparso, fratello. A quest'ora dovremmo averlo già trovato. Ultimamente è molto depresso. Non si può mai sapere cosa frulla nella testa di un ospitato. Magari sta tornando a casa a nuoto o qualcosa di simile. Scott, smettila di dire queste cose. Farò meglio andare a cercarlo di nuovo. Ehi, Harley! Allenatore? La nonna ha detto di aver visto il tizio che stai cercando, quello con la sciarpa bianca. Cosa, davvero? Già, l'ha visto andarsene insieme a dei tali vestiti di nero con degli occhiali da sole. Non capita spesso di incontrare gente del genere qui a Okinawa, quindi l'ha trovata alquanto strano. Allenatrice, dobbiamo trovare immediatamente Sean. Allenatrice! Sean non è un elemento indispensabile per la squadra in questo momento. Cosa sta cercando di dire? Come ti ho già detto, più aspettiamo, meno possibilità abbiamo di sconfiggere l'Alius. Perciò, ci sta dicendo di lasciarlo qui, mai poi mai. Hai ragione, chiedo scusa. Sean si è andato senza dire nulla, dove potrebbe essere finito? Non mi ero reso conto di quanto Sean fosse turbato. Oh, è mio padre. Pronto? Cosa? Hanno dato Sean sul campo da calcio della Raimon! Sì, va bene, ci richiamo a lei ammiratamente. A presto, ciao! Nelly, hai detto che hanno trovato Sean? Già, anche se a quanto pare è un po' fuori di sé. Fuori di sé? In che senso? Non so, andiamo subito alla Raimon e cerchiamo di scoprirlo. Va bene. Tutto nuovo. Ovviamente non ci lasciano andare da più parti perché... sarebbe troppo bello esplorare tutta quanta l'area. Ehi, guardate, la Raimon è stata completamente rimessa a nuovo. Ma era un cumulo di macerie quando ce ne siamo andati. Il direttore si deve fare, eh? La vostra scuola era un cumulo di macerie. Ehi, gente, dovete esservela vista brutta. Merk, guarda laggiù, non è... è Sean. Sean! Sean, oh, sono così felice che ti abbiamo trovato. Eravamo tutti in pensiero per te.
Ehi, tutto bene? Staglia larga, Marco. Non è lo Chong che conosciamo. I suoi occhi. È come se ci fosse qualcun altro in lui. Qualcun altro? Intenti dire... Ehi, tu sei Aiden? Sì, te ne sei accorto finalmente. E chi sarebbe questo Aiden? È fratello di Sean, morto qualche anno fa, che però appare di tanto in tanto durante gli incontri. Ma non avrei mai pensato che si sarebbe fatto vivo anche quando non gioca a calcio. Eccovi finalmente, siete qui per vedere l'ultimo acquisto dell'Alius Academy, eh? Cosa? Impossibile, Sean non si unirebbe mai a voi. Lo state obbligando con le minacce, proprio come avete fatto con Axel. Ti sbagli. Entrare nella loro squadra è una decisione che ho preso io, Aiden. Vuoi dire che... Sean, deve esserci una buona ragione, dimmi che sta succedendo. La mia buona ragione? D'accordo, ve la spiegherò. Se prima riuscirete a battermi. Batterti in una partita? Mi chiamo Aiden Frost e sono il miglior attaccante che abbia mai indossato la maglia della Raimon. Blaze, tu non vali niente in confronto a me. Ma perché ti comporti così? Perché? Vi rendete conto di quanto dolore avete causato a Sean? Quanto ha sofferto quando gli avete detto che non avevate bisogno di lui? Io gli sono stato accanto in ogni momento, so bene cosa è passato. È sempre solo. Dall'incidente riesce a malapena a fare un sorriso. Si sente responsabile per ciò che è successo, per non aver potuto salvare la sua famiglia, per non essere perfetto. È questo quello che pensa? Anch'io mi sentivo così. Davo la colpa a me stesso per quanto accaduto a Giulia. Ecco perché avevo lasciato il calcio. Sean aveva finalmente trovato il suo posto. Ma di nuovo le sue certezze gli sono state strappate durante la partita con l'Alius. Ha iniziato a credere che aveste più bisogno di me che di lui. Non è vero, la squadra ha bisogno di entrambi. Non è quello che pensava lui. Voleva diventare Aiden, essere me. E così ho esaurito il suo desiderio. Basta chiacchiere, Sean. Dai loro una lezione. Meglio fare come dice. Giochiamo. Mark, hai davvero intenzione di affrontare Sean? No. Se non calci tu quella palla, lo farò io. Aiden, fermo! Oh, la mia testa... Basta, Sean! Tante chiacchiere ora questo? Non ci serve uno come te. Aspettate! Mark, Sean sta avendo un altro attacco. Sean, stai bene? Sean! Ehi, Mark, scusa. Io... Sean sembra essere tornato in sé per il momento. Dovremmo lasciarlo riposare. Noi siamo tuoi amici, Sean. Qualsiasi cosa succeda staremo accanto a te. E tu sarai al nostro fianco fin quando sconfiggeremo l'Alius. Mi dispiace, Mark, ma non abbiamo molto tempo. Il direttore mi ha detto che ci sono delle strutture mediche all'interno del Raimon. Sean può farsi curare lì. Preparatevi, presto raggiungeremo il quartier generale dell'Alius. Mark, vieni a parlare con me quando siete pronti, ok? Informa Silvia. Mark, sei pronto? Sì. Sean, tutto bene? Riesci a camminare? Sì, tranquilla. Sto benone. State litigando tra di voi, vero? Tipico. Oh. Chi sei? Visto che Zin sembra ammirarti tanto, ho pensato di venire a vedere di persona. Devo dire che sono piuttosto deluso. Hai detto Zin? Tu sei dell'Alius? Evviva, finalmente qualcuno l'ha capito. Io mi chiamo Torch, sono il capitano di una delle squadre dell'Alius Academy, la Prominence. Cosa? Questo vuol dire che l'Alius ha ancora altre squadre. Pensavo che la Genesis fosse l'ultima. Vi annienterò e batterò Zin sul tempo. Così mio padre si renderà finalmente conto della mia forza. E alla mia squadra verrà conferito il titolo di Genesis. Il titolo di Genesis? Di che stai parlando? Di sicuro non lo dirò a te. Tanto sto per ridurvi in brandelli. Forza, incominciamo! Non vedo i tuoi compagni, non vorrei mica sfidarci da solo. Beh, vista la vostra incompetenza, sarebbe una partita bilanciata. Cosa? Ehi, attento a come parli! Attenta, Victoria! Victoria, tutto bene? Che forza straordinaria! Assomiglia a Zin in tutto e per tutto! Ridurrò la vostra squadra in cenere! Una mossa stupenda.
Silvia, Sean, attenta al pallone! Silvia, attenta! Wow! Eccolo! Che? Tu sei... Afuroggi! Tu sei Byron? Tutto bene? Eh? Sì, grazie. Byron! Mark, quanto tempo! E questo chi è? Lui è il capitano della Zeus, la squadra della gara Raymond ha affrontato alle finali del Football Frontier. Che cosa ci fai qui, Byron? Sei venuto a spiarci per conto di Ray Dark? Non sono più il burattino di Ray Dark. Sono venuto qui di mia spontanea volontà. Vittoria, Mark! Papà, che cosa ci fai qui? C'è anche il direttore. Ma che sta succedendo? Ah, è stato il primo ministro a portare qui la Zeus. Il primo ministro? Mi ho promesso che avrei fatto tutto quello che è in mio potere per aiutarvi, e allora... Stavo riflettendo su come sconfiggere l'Alius. Avevo sentito dire che la Zeus si era liberata dalle grinfie di Ray Dark e si stava allenando da sola. Così, oggi l'ho chiamati per proporre una sorta di collaborazione, ma... Non avremmo mai immaginato che sarebbe successo questo. So cosa è successo alla Zeus. Gli decaduti non interessano a nessuno. Non sono più dei loro. E anche se fosse, non cambierebbe un granché. Grazie a Marco ho capito che gli umani possono essere più potenti di certe divinità artificiali. Byron, hai un bel coraggio. Lo sai che non vali nulla senza il prezioso nestere degli dei. Era innettare a darti la forza che avevi. Non ho più bisogno di quella robaccia. Ho imparato una lezione molto importante. Ogni sconfitta può renderti più forte. Basta solo avere il coraggio di rialzarsi. Fesserie. Sono qui per la Raymond, non ti intromettere. Ti darò la lezione che meriti. E questa volta non ti rialzerai mai più. Mettimi alla prova. L'Alius Academy contro la Zeus. Lascia fare a me, Mark. Va bene. Qualcosa mi dice che posso fidarmi. Grazie. Allora, vogliamo incominciare? Ok. Cominciamo. Incredibile. Byron sta tenendo testa a Torch. Non penso che Torch sia al massimo delle sue forze. Non male, sembra più forte di quelli della Raymond. Ma non riuscirei a battermi. La Gemini e l'Epsilon non potevano competere con me neanche usando la pietra di Alius. La pietra di Alius? Che cosa sarebbe? È arrivata l'ora della resa dei conti. Colpo supremo! Questa in giapponese si chiama conoscenza di Dio. O sapere di Dio, dipende da come volete tradurre Nos. Ecco la tecnica speciale della Zeus, il colpo supremo! Segnerà un gol! È ancora più forte di quando prendeva il nettare degli dei. Perdere contro Mark gli ha davvero insegnato qualcosa. Incredibile. Mark, sei un tipo decisamente interessante. Ma questa ridicola partita è durata abbastanza. Forza! Dimmi che fa... Ah, una supernova, ok. No, speravo in altro. Speravo in un'altra tecnica. Che non mi ricordo neanche se in questo gioco già esisteva. Il trampolino... stellare? Oddio, non so come si chiama in italiano, dato che non l'ho mai giocato in Azume Eleven 3 in italiano. Praticamente sarebbe la tecnica peculiare che ha Xavier in Azume Eleven 3, quando gioca con la in Azuma Japan. Però non so come si chiama in italiano. Che cosa è stato? Ancora i brividi per tutto il corpo? Ma quello non era. Sono stati velocissimi. Tu, Xavier? Tu parli troppo, Torch. Non immischiarti, Sin. Non penso che il nostro padre abbia dato un ordine del genere. Torna alla base, Torch. Che arroganza. Byron, sei ferito? Non è niente, solo qualche graffio. Comunque non ho giocato al massimo della potenza. Diventerò ancora più forte e avrò l'opportunità di vincere il titolo di Genesis. Ti consiglio di non sederti sugli allori, Sin. Il titolo presto sarà mio. Fai come vuoi, Torch. Xavier!
Mark, ti aspetteremo nel nostro quartier generale, il laboratorio dei Signori delle Stelle. Dobbiamo dare il massimo, Mark. Facciamolo per le cose in cui crediamo. Io non tradirò mai la persona a cui voglio bene. Non lo tradirò mai. È una mia impressione o si sta rivolgendo all'allenatrice? Ci vediamo, Mark. Accidenti! Allenatrice, dobbiamo dirigerci subito al laboratorio stellare, come ci d'Arboli si chiama. No, c'è un cambiamento di programma. Cosa? Perché? Quella tecnica si chiama Supernova. È il fiore all'occhiello dell'Alius Academy. La mia intenzione era di andare al loro quartier generale prima che avessero il tempo di perfezionarla. Se l'avessimo fatto, forse avremmo avuto una possibilità. Ma ormai è troppo tardi. Cosa facciamo adesso? Perché dice che è troppo tardi, allenatrice? Come fa a esserne così sicura? Non abbiamo neanche avuto l'opportunità di giocare contro di loro. Ma l'hai visto, Mark? Ci vuole una forza sovrumana per affrontarli. Non dobbiamo fare altro che allenarci e diventare ancora più forti. Vi ricordate gli inizi? Noi riuscivamo a vincere una partita. L'unica nostra risorsa era la forza di volontà. Abbiamo dedicato anima e corpo agli allenamenti. Adesso siamo nella stessa situazione. Abbiamo bisogno di un super, super allenamento. Mark. Mark ha ragione, non possiamo fare marcia indietro. Già, non dobbiamo fare altro che allenarci finché possiamo. Forza, Mark, diamoci dentro. Questo allenamento di cui parli, posso darvi una mano? Sì, sarebbe sicuramente molto utile allenarsi con la Zeus. Io lo trovo un'idea splendida. Dopotutto li ho fatti venire qui apposta. Non vedevamo l'ora di giocare ancora con voi, Mark. Umani contro umani. Grazie, Byron, anche noi ne stiamo nella pelle. Ma quel tizio dell'Alius ci è andato pesante, sono ancora indolenzito. Poverino, sarei esausto. Tieni, bevi questo. Oh, grazie. È il nettare degli dèi? Sì. Cosa? Ah, Scott! È uno scherzo! Sì. E se la ridono? Quelli della Zeus erano i nostri acerrimi nemici. E adesso ridiamo e scherziamo insieme. Forse un giorno succederà lo stesso a noi, Xavier. Quando sei pronto per gli allenamenti, parla con Byron. Quindi dobbiamo allenarci con la Zeus, meglio, con Byron. L'Alice non ha più distrutto altre scuole di recente. E dobbiamo ringraziare la Raymond Eleven per questo. Grazie. Questo però significa anche che l'Alius ha cambiato obiettivo, concentrandosi sulla Raimon. Certo, la Raimon Eleven rappresenta una grossa minaccia per l'Alius. Quindi la loro priorità è sconfiggerla. Forse perché si sentono con le spalle al muro. Sì, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Quel ragazzo che si è avvicinato a Mark, Xavier Foster, giusto? Darà a pensare. Xavier ha sembianze umane, eppure è capitano della Genesis. Quelli dell'Alius saranno davvero alieni? Basta pensare a quello che è successo ad Axel. Forse l'Alius cerca i suoi migliori giocatori anche tra gli umani. Lei cosa ne pensa, allenatrice? Purtroppo non ho elementi sufficienti per confermarlo. Capisco. La lotta contro l'Alius richiederà sempre più energie. Ma noi vi facciamo i nostri migliori auguri. Dovete dare il massimo nella partita finale contro di loro. Sean non è in campo, c'è da me un amico se vuoi aggiungerlo. Byron, questa volta giocheremo ad armi pari. Niente lettere degli dèi. Ah, non ti preoccupare, posso benissimo battermi con le mie sole forze. Andiamo! Zeus. Che è sta roba qua? Via! Sì, ok, vai, mi piace. Forse no, forse c'è una cosa che devo cambiare. Dov'è qua? Bene, ora ci siamo. Tu Axel! E vai con lì subito con il primo tiro. Andiamo un po' con...
Tormenta di fuoco! Nello scorso video ho detto che praticamente è il demone della tormenta di fuoco a prendere Axel e a lanciarlo. Non è che lo prende, lui fa il pugno e poi lo lancia. E Axel si appoggia sul pugno e lui lo lancia. Però la cosa bella è che l'ho notato solo ieri, nonostante io abbia eseguito la tormenta di fuoco centinaia di volte. Certe cose le noti solo dopo tantissimo tempo, è assurda la cosa. Yurushimboru. Ma non penso sarà una partita tanto difficile, però hanno delle belle tecniche queste della Zeus. La Illusion Ball è particolare. Victoria. Torre inespugnabile, evoluzione 1. Meglio di questo. Va bene, va bene. Ah, ho sbagliato passaggio, Vediamo un po' se riusciamo a rubare palla. In scivoleta, ok. Oh, non è fuori gioco, ottimo. Vai! Eternal Blizzard! Ovvero tempesta di neve eterna. Bufera eterna. Aia, aia, aia. Oh! Però si è finito i punti di tecnica. Cioè, è finito. Non ha più nulla. Ma perché lo sapevo che andavo a tirare lì? Ma io perché cambio idea all'ultimo? Ero convinto che andasse lì. Dannazione. Ottimo. Vai, saetta spiovente. A parte che con lui se premo T e sto un pochino più lontano dall'area di tiro, posso anche fare il tiro lungo, perché appunto ha il tiro lungo, saetta spiovente. Eccola là, 2-0. Non so, forse è solo il primo tempo, come quando vai in cerca delle altre scuole e affronti solo un tempo e però poi te le ritrovi dentro nelle altre partite che ti fa fare il signor veteran. Eccolo qua, va Afrodite. Eccolo. Accidenti. No. Aia. Spezza ginocchia. Niente. La mia unica consolazione è che non fa God knows. Non fa colpo supremo. Solo quella è la mia consolazione. Pallonetto. Oh. Seghino. Tekken. Oh, yeah. Vai così, baby. Oh, come mi carico quando fai pugno di giustizia. Ah no, due tempi. Continuiamo a fare pressing, Saggy, ok. Demeter. Vieni un po', com'è che ti chiami tu? Demeter, eccolo. Dimitri. Grande illusione, evoluzione 1, ok. Ah, che sbaglio. No, perché non ho premuto scatto, non ho fatto lo scatto e quindi mi sono sbagliato. Quindi praticamente la palla mi ha rubata facilmente perché non ho fatto lo scatto come un idiota. Ma dai, accidenti. Vediamo un po' se riesco a rubarla, ottimo. No, fallo no, dai, arbitro, vai. Dovrebbe avere qualcosa per fermarlo questo. Non il portiere, ma il giocatore che mi sta davanti. Come difesa, no. Aveva ancora i punti per barriera. Ah, sì, perché va in burning. Sarola. Ma se li è finiti proprio ora. Che miseria. Per sicurezza.
Non si sa mai. Grande, niente fallo, per favore. Oh oh oh, ci abbiamo ancora i punti tiro per Tormenta di fuoco! Vai. Alla grande, alla grande. Uria! Vai così. Dai, cavolo. Sì, che gol! Ci senti, Cerquetta, come taglia l'accettina? Riglio! Hey! Mannaggia te, vai, è finita, ragazzi. È inutile che continuate. Va, vai, faccio passare. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Ed è finita qui, Zeus. 3-0, bitches. Comodite dalle vostre parti, silenzio e d'oro. Abbiamo perso, bambina, vengo a piangere da te. Nonostante il loro possesso di palla sia stato decisamente più alto del nostro, infatti i livelli, come vedete, sono ben alti, molto più alti di prima. Anche questa è andata, bella partita, Byron. Complimenti anche a voi, Mark. Sono contento che abbiamo potuto affrontarvi senza ricorrere a nettare degli dèi. La sfida contro l'Elus Academy sarà ancora più ardua. Continueremo ad allenarci nello studio della Zeus. Quando vorrete giocare di nuovo ci troverete là. Lo studio della Zeus si trova in cielo, vero? Ma io soffro di vertigini. Grazie di tutto, Byron. Non devi ringraziarmi. Vogliamo solo aiutarvi a sconfiggere l'Alius. Ne sapete qualcosa di sconfitti con la figura che avete fatto a Football Frontier l'anno scorso? Sì. Scott! Salto temporale! Ehi, non riesco a muovermi! Ben ti sta, ora chiedi scusa a Byron. Scordatelo, lasciami andare! Cosa mi hai fatto? Mi uscito essere? Oh. Come osi? Riesco a leggerti nel pensiero, sai? Hihi! Che impudenza! Comunque sia, Mark, vi salutiamo! A presto, Byron! E poi, se non sbaglio, nell'anime Byron aiuta la Raimon a combattere contro la Prominence e la Diamond Dust, cioè la fusione delle due squadre, che non mi ricordo come si chiama. Sei davvero in gamba? C'è qualche problema, Byron? Quel ragazzo, c'è qualcosa di strano in lui. È come se non fosse ancora consapevole della propria forza, o non sapesse come usarla. Ora capisco perché avevi l'impressione che la tua squadra non potesse contare su un vantaggio decisivo, Mark. Mi auguro che, malgrado tutto, l'amichevole con noi vi sia stata d'aiuto. Buona fortuna, Mark. Speriamo che ci sia stata d'aiuto. Mark, gli amichevoli sono sempre molto utili, ma non dovremmo rimetterci a lavorare sulle megatecniche? Ne avremo bisogno per affrontare la Genesis. Hai ragione. Ricorda di prepararti al meglio prima di iniziare l'allenamento, Mark. Vieni a parlare con me quando sei pronto, ti aspetterò in campo. Vai al campo per un allenamento top secret. Ok, andiamo al campo per questo allenamento top secret. Vuoi iniziare con le megatecniche, Mark? Bene. La chiave della vittoria contro la Genesis sta in due megatecniche. Innanzitutto c'è la mano insuperabile, una tecnica da usare in porta. Sì! E per l'attacco abbiamo la più potente di tutte, l'energia della terra. Quindi non ci resta che perfezionare questa tecnica eccezionale? Che stiamo aspettando, fratello? È più facile dirsi che a farsi, Harley. Abbiamo già provato a eseguire l'energia della terra, ma non ci siamo mai riusciti. Ogni giocatore della squadra infonde la propria energia nel pallone. Poi tre giocatori la spediscono in rete. Quindi se uno qualsiasi di noi sbaglia posizione anche di un solo centimetro non funziona. Non sarà facile. Ma se riuscite a fare vostra questa tecnica sarete in grado di fronteggiare la supernova della Genesis. Forza, ora che anche Axel e Harley fanno parte della squadra potremmo provarci di nuovo. Forse questa volta ce la possiamo fare.
tutti pronti? Quando vuoi, fratello! Perfetto, procediamo! Energia della Terra! Che è successo? Wow! Quel che si dice è un disastro colossale, mi pare. Jack a terra. Ma che combiniamo? Andate anche peggio dell'ultima volta! Ma perché? Forse non ci state provando con tutto il cuore? Siamo tutti nervosi per la partita contro la Genesis. Alcuni non si fidano del tutto dell'allenatrice. Già, e... abbiamo fallito di nuovo, ed è per colpa mia. Mark, è inutile continuare a provare l'energia della Terra. Non otterremo alcun risultato in questo modo. Ma come possiamo sperare di battere la Genesis senza riuscire a utilizzarla? Non stiamo dicendo di arrenderci, Mark. È che dopo aver visto la supernova, siamo tutti nervosi. Ci sarebbe del tempo per ritrovare la concentrazione. Hai ragione. Ascoltatemi tutti. Ciascuno si alleni per conto proprio per ora. Esercitatevi sulle vostre tecniche e fate in modo di essere in forma perfetta. D'accordo? Vediamo chi ottiene i risultati migliori. Forza Darren, vediamo se riusciamo a eseguire la mano insuperabile. Va bene, Mark. Aspetta un attimo, Mark, devo parlarti. Sì, allenatrice? Mark? Vorrei che rinunciassi al ruolo di portiere della Raimon. Eh? Un momento, cosa? Mark non sarà più il nostro portiere, ma perché? È l'unico che può difendere la nostra porta. Sono d'accordo con l'allenatrice. Jude! Sono certo che te ne sarai reso conto anche tu, Mark. Puoi influire sulle sorti di una partita in un altro modo. Dobbiamo diventare la squadra più forte del paese. Superare le nostre debolezze è l'unica strada per raggiungere la perfezione. E dobbiamo essere perfetti per diventare davvero i migliori. Perfetti? Ma perché mai la sostituzione di Mark dovrebbe cambiare le cose? Mark non sarà sostituito, dovrà solo cambiare ruolo. Giocherà da libero. Da libero? Tesorino, cosa fa il libero? Il libero è un difensore, ma con maggiore libertà di movimento. Non deve marcare un avversario prestabilito, quindi può ricoprire un ruolo difensivo ovunque sia necessario. Può anche salire in attacco all'occorrenza. Interessante. È da un po' che vi osservo giocare. Mark, hai dei piedi buoni per essere un portiere. Ne sono sempre stato convinto. Il ruolo del libero potrebbe essere l'ideale per te. Un libero. Mark, devi rinunciare a fare il portiere se vogliamo sconfiggere l'Alius. Sconfiggere l'Alius. Mark. Ok, lo farò, giocherò da libero. Dopotutto, anche come giocatore di calcio si vive una volta sola, giusto Harley? Eh? Ah, sì, grande fratello! Ma se Mark avrà il ruolo di libero, chi prenderà il suo posto? Ma è chiaro, ecco qua il nostro portiere ideale. Cosa? Io? Proprio tu. Non saprei come spiegarlo, ma sento che in te c'è del potenziale, Darren. Sono certo che potrei essere un portiere anche migliore di me. La porta della Raimon sarà sicuro con te. Mark. Hai già imparato a usare la mano insuperabile, devi solo perfezionarla. Sarai un portiere eccezionale per noi. In ogni caso sarebbe prematuro mettere subito in porta Darren. Per il momento Mark rimarrà il nostro portiere. Cerca di imparare il più possibile da lui. Bene, Darren. So che riuscirai a padroneggiare la mano insuperabile. Ti servirà per proteggere la nostra porta dall'Alius. Ma, Mark, sei sicuro? Ti stai allenando su questa tecnica da così tanto tempo? Devo pensare a imparare le tecniche di un libero ora. Un giorno riuscirò a usare la mano insuperabile, ma per il momento spetta a te. Mark. So che puoi farcela, Darren. Io ti aiuterò a perfezionarla. La sostituzione del portiere. Mark che diventa un libero. Questo è un titolo da prima pagina. Una vera rivoluzione della Raimon. Wow, sembri davvero entusiasta, Celia. Mark, forse le vecchie guardie di Nazza potrebbero aiutare Darren e te con la mano insuperabile. Proverò a contattarli. Tu e Darren raggiungete gli altri a fiume. Va bene, grazie Nelly. Ok ragazzi, iniziamo l'allenamento. Vediamo chi fa più progressi. D'accordo! Forza Darren, andiamo a fiume. Ci sto, Mark. Farò tutto quello che posso per diventare un grande portiere come te.
Darren ha imparato la mano del colosso. Bene. Una cosa importante. Jude, dove stai andando? C'è una nuova tecnica che vorrei approfondire. Una nuova tecnica? Sì. Non sarà tanto potente quanto l'energia della Terra, ma dovrebbe comunque aiutarci la... Ma dovrebbe comunque aiutare la squadra a diventare più forte. La zona micidiale 2. Una nuova tecnica. Chissà di cosa si tratta. È una tecnica molto potente. Stanno tutti tirando il massimo per prepararsi ad affrontare l'Alius. Ma non avremmo alcuna possibilità di vittoria se raggiungessimo il quartier generale dell'Alius in questo momento. Cosa posso fare? Ci deve essere un modo per assicurarci la vittoria. Forse se noi... Sì, potrebbe funzionare! Che cosa, Rina? Esercitati con la mano insuperabile a fiume. Bene, Cuggi, questo video termina qui. Nel prossimo proveremo ad eseguire la mano insuperabile. E se il capitolo me lo consente, anche affrontare la Genesis e vincere. Ad ogni modo, questo lo vedremo poi. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.